Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bene ragazzi, finalmente arriva il momento di tornare in campo perché dopo la sconfitta con Home non vedevo l'ora di rigiocare per tornare alla vittoria, o meglio per provare a tornare alla vittoria, visto che di fronte oggi abbiamo un avversario che sulla carta è sfavorito, ovvero sulla carta siamo favoriti noi. Parlo chiaramente di Exet, vi invito a passare dal suo canale per vedere, gustarvi la partita come l'ha vissuta lui. Comunque, Exet non è messo benissimo in classifica, nel senso che dopo 4 partite è rimasto a quota 3 punti, però sappiamo come funziona questo gioco e sappiamo che non bisogna mai sottovalutare nessun avversario. Questa è la formazione con i nostri vari upgrade barra downgrade dello scorso episodio dopo la sconfitta contro Rom, che ci hanno portato a cedere Remy, e quindi a rimettere titolare Long If e a prendere con l'unico punto upgrade che avevamo Salah al posto di Narsing. Detto questo, ho giocato con questa squadra che mi è piaciuta moltissimo, su tutti i Salah che corre veramente tantissimo. E quindi, detto questo, adesso facciamoci invitare da Exet e andiamo in campo. Ok, eccoci qui. Vabbè, dobbiamo cambiarla per forza noi, tanto sta maglia ci porta sfiga, però va bene. Allora, siamo entrati, vediamo un po' la squadra di Exet bestemmia. Pazzo. Ma già l'avevo vista una settimana fa, l'avevo anche commentato il suo video, dicendo che la squadra buggata la doveva usare proprio contro di me. Adesso sicuramente siamo più carichi della sfida rispetto alla sfida contro Home, e quindi raga, dobbiamo solamente fare 3 punti, perché altrimenti perdiamo il treno delle prime. Parlo chiaramente di Justice, Home e Ludi Zlatan. Dobbiamo stare lì, dobbiamo andare a battere Exet, che torna da Long. Quindi l'apertura delle partite la sta partendo Boetius, l'ho visto Salah che lo manda, bella palla per Boetius che mette giù in area Boetius! Ed è uno! Jean-Paul Boetius non sbaglia mai! Segna, ha una media realizzativa positivissima Boetius. Vuole ripartire, sta partendo Depay, il pallone per lui, Depay, buonissima finta, Depay, Depay, passa Depay, davanti al portiere, Depay lo salta, Memphis! Depay! 2-0, dopo appena 2 minuti dal primo gol. Segna anche l'olandese, tra l'altro sono tutti olandesi. 2-0 per noi, va benissimo, un gol al quinto, un gol all'ottavo. E 2-0, se segniamo un gol ogni 2 minuti finisce male sta partita per Exet, mi sa che è quitta. Poi occhio qui a Giovinco che si inserisce, è passato Giovinco davanti al portiere, segna. Il 2-1, tra l'altro gol che arrivano presto e facilmente, le due difese stanno andando a farsi benedire mentre si segna praticamente a ogni tiro, perché qui Exet al primo tiro in porta ci segna come noi avevamo segnato negli unici 2 tiri che avevamo fatto. Attenzione ragazzi, perché la partita non è per niente chiusa, questo pallone. Quindi possiamo provare a uscire, perché attenzione che scatta Wijnaldum. Grandissimo lancio per Wijnaldum, ragazzi, chi è che ha dato sta palla? Wijnaldum, Marchetti sulla ribattuta, c'è Boetius! 3-1 in 20 minuti, ragazzi. La doppietta di Boetius. E ristabiliamo bene le distanze, dai così. Non era stato freddo Wijnaldum davanti al portiere, anzi ha calciato in scivolata, poi Boetius forse anche fortunato perché prende il pallone in maniera sporca, riesce a depositarla nello specchio. 3-1. Può aprire perché Walker sta partendo col motorino. Eccolo Walker. Al centro, se non sbaglio, c'è sempre Boetius. Di vicino anche Wijnaldum. Walker è arrivato sul fondo. La può mettere in mezzo perché c'è Boetius. Il pallone è per lui. Boetius colpisce male. Poi il pallone torna di nuovo verso Wijnaldum, che non riesce però a girarla in porta. E poi il pallone viene allontanato. Che cercava l'uomo, non ci credo. Attenzione al contropiede. Una palla buttata via. Una palla buttata via. Quindi Giovinco, come prima. Giovinco finisce per terra, calcio di rigore. Toccato appena Giovinco. Chiaramente si lascia andare. Chiaramente FIFA è così. Chiaramente calcio di rigore. Kluivert prova di ipnotizzare Giovinco, che va col destro e segna il gol del 3-2 e la doppietta di Sebastian Giovinco. Doppietta sua, doppietta di Boetius. Noi però siamo avanti per un gol decisivo di Depay finora. Dentro, attenzione, c'era addirittura Depay a ripiegare in difesa. Ma qui c'è troppo spazio per Giovinco. Troppo spazio, ragazzi, siamo in vantaggio, non dobbiamo scoprirci così. E Willems allontana. No, Medel vince un rimpallo, calcia in porta Krul e poi Willems, mamma mia. Adesso rischiamo tanto. E poi Walker, è rimasto giù un nostro giocatore però. Krul va al rinvio lunghissimo.
È regolare, non ci credo. Ma che palla che ha dato Krull. No, Boezio si fa No, vabbè, non è possibile. Mamma mia. Mamma mia, sarebbe stato clamoroso. È stata comunque un'azione clamorosa. Poi Long da morto, resuscita, ruba sto pallone. Non basta, ancora Long. Ruba pure questo, De Guzman. Finisce, no, c'è calcio di punizione. Dai. E ancora Mohamed Salah. Non riesce a prendere velocità. Poi rimpallo, che lo porta sul fondo. Il cross con il destro verso Boetius, che viene però anticipato. Salah per Long, sta partendo Boetius. La palla è buona, Marchetti non esce. Poi si... poi alla fine si salva ancora la difesa. E Guarini allarga. Occhio a questa partenza di Barbo. Occhio a questa partenza di Barbo. Di Barbo entra in area, lo fa. Non ci... cos'è? Mamma mia. Salah in mezzo, sta partendo Long che è sul filo fuori gioco, servito forse con un po' di ritardo. Poi si gira, poi sfrutta il fisico. Ma allarga, ma passa sta palla. Ma sei più lento di un novantenne uscito dal coma. Palla per Salah. Cerca ancora lo scatto di Boetius, lo libera ancora bene Boetius in area di rigore. Gipor Boetius si porta a casa il pallone, mette la firma sulla sua tripletta. 4 a 2. Devo dire comunque complimenti a Exet, che intanto ci sta facendo divertire, perché la partita è molto tesa, molto divertente, tanti capovolgenti di fronte. Ma soprattutto, ragazzi, penso di aver fatto male a Exet oggi solo con lanci lunghi, perché è molto ben coperto dietro. Sicuramente il primo e il quarto gol sono stati con lancio lungo, con lo scatto di Boetius, ma è sicuramente una partita molto tesa. Riesce ad andare. Occhio a quest'altro pallone per Giovinco. Gol. Vabbè. Vabbè. A ogni tiro c'è un gol, ragazzi. È una partita strana da questo punto di vista. Diciamo che è una partita strana, dai. Se non è mai stanco. Poi pallone che torna verso Depay. Depay può andare. Depay poi si ferma. Ne fa secchi due. Anche il terzo. Entra in area. Depay! Marchetti in angolo. Ma cosa aveva fatto Memphis? Calcio d'angolo battuto sul primo palo. Traversa! O forse incrocio, o forse miracolo del portiere. Poi Depay. Oddio! Oddio! 5-3! 5-3! Ma che partita! Ma che partita! Doppietta anche di Memphis, se non sbaglio, sì, perché tre ne ha fatti Boetius. Allora, prima c'è una traversa, un incrocio, un salvataggio clamoroso. E poi da fermo praticamente Depay. Palo in rete, nulla da fare. Exit. Io ti ringrazio perché stiamo veramente giocando una partita bellissima. Per Guarini in area di rigore, occhio al suo cross. C'è Walker che libera il pallone per Long. Poi si allunga nello stop, vince un rimpallo, quindi Boetius lo rimanda. Long, Long salta l'uomo. Long verso il sesto gol, che forse sarebbe anche immeritato. Ma continua a correre, entra in area, va col destro. E sono 6 a 3. E adesso è anche un po' immeritato il passivo per Exet, che sicuramente non meritava tutto ciò, perché se lui ha segnato ogni tiro, noi abbiamo fatto lo stesso. Però comunque, ragazzi, siamo stati cinici ed è nostro merito. Arriva anche il 6 a 3. Questo è molto buono per i vari upgrade, che saranno tanti a questo punto. Partita che sta volgendo al termine e noi non smettiamo di attaccare, chiaramente, con il pallone ancora dentro per Long, che viene chiuso. Finisce ora, finisce 6 a 3. Una bellissima, bellissima partita. Grazie Exet, perché davvero, per carità, forse avessi perso sta partita non ti avrei ringraziato particolarmente. Però devo dire e devi ammettere che al di là di quello che è successo è stata veramente una bella partita. Io non mi sento di dire che qualcuno meritasse più dell'altro, perché devo dire che noi due abbiamo segnato entrambi a ogni tiro. Quindi è stata una partita sicuramente ricca di emozioni, ricca di gol. Forse non ti lamenterai più di tanto, perché comunque hai fatto 3 gol, e questo vuol dire che farai upgrade pure te. E quindi comunque, ragazzi, io procederei proprio con i vari upgrade che dobbiamo fare. Saranno veramente tanti. Ok, ragazzi, ci ho messo parecchio, però poi ho potenziato la mia rosa. Sono riuscito a finire di potenziarla in questo modo. Abbiamo 11 punti upgrade per i 5 della vittoria, i 6 per i gol segnati. Quindi fuori Walker 77, dentro Klein 81, e 4 punti se ne vanno. Fuori un 74 che non ricordo chi fosse sinceramente, dentro Ferre 76. Abbiamo preso anche Agbolanor con l'ultimo punto che ci rimaneva, perché dopo aver preso Klein e Fer ci restavano 5 punti. Ne ho utilizzati 3 per Lukaku, e con i 2 che ci rimanevano ho preso Agbolanor al posto di Akulo, Aluko, non ricordo
chi fosse. La prossima giornata, ragazzi, sarà contro Justice, che è sicuramente uno dei favoriti di questo, di questa Spring Cup, per quello che ha dimostrato fino a questo momento, visto che esprime un bel calcio e riesce anche a combaciare questo con i risultati. La partita sarà in programma lunedì, quindi noi apriremo la giornata, ve lo anticipo. Vi lascio chiaramente, prima di salutarvi, alla partita che vedrete domani, ovvero quella tra Ippi e Rudy Zlatan, che sarà una partita importante per quella che è l'evoluzione di questa classifica. Quindi noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao a tutti.